Frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, accuse pesanti, quelle contestate a Lilian Murecatete e a Maria Tered Mukamasindo, rispettivamente moglie e suocera del parlamentare Abubakar Sumaoro. Finite ora gli arresti domiciliari per disposizione del GIP di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Oltre alle due donne, i militari e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a una terza misura cautelare, l'obbligo di dimora per un figlio della suocera del deputato. Le misure riguardano quindi gli appartenenti al consiglio di amministrazione della Cooperativa Caribu. Secondo i magistrati, la gestione delle COP sarebbe stata quantomeno inadeguata. I finanzieri hanno riscontrato alloggi fatiscenti, sovrannumero di ospiti, condizioni igieniche carenti, assenza di riscaldamento e arredamento posticcio. Nel rapporto sono state segnalate anche carenze nell'erogazione dell'acqua, ma anche scarsa qualità del cibo e della conservazione delle carni. La Procura di Latina ha anche disposto nei confronti degli indagati un sequestro preventivo dei profitti del reato. Nella loro relazione i finanzieri hanno sottolineato che le cooperative Caribu e Consorzio hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi enti destinati a specifici progetti riguardanti i richiedenti asilo e i minori non accompagnati. I soldi, in realtà, sarebbero stati utilizzati per spese varie quali alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, accessori e gioielli.